L'elogio arriva dal quotidiano britannico Financial Times, che promuove l'esecutivo Meloni. Dall'autunno, scrive, l'economia italiana si è comportata relativamente bene, mentre le prospettive della Germania si sono oscurate e il governo del cancelliere Scholz è passato di crisi in crisi. Roma, che mette dunque in ombra Berlino sul fronte economico, e lo stato di salute italiano è fotografato dal calo dello spread, il differenziale di rendimento fra i titoli decennali BTP e Bund tedeschi, spread che ieri è sceso a 117 punti base e ha toccato i minimi dal novembre 2021, quando era Draghi premier, spread oggi sui 126 punti. Tre o quattro mesi fa pochi potevano immaginare che lo spread oggi a metà marzo potesse raggiungere questi valori, commenta proprio dalle pagine del Financial Times il ministro dell'economia Giorgetti, che auspica il calo continui. Si tratta di un'importante inversione di tendenza rispetto a ottobre, che riflette la crescente fiducia del mercato nella gestione dell'economia da parte della premier Giorgia Meloni, in un momento in cui la crescita tedesca è in fase di stallo, scrive il quotidiano londinese. Altri tempi rispetto a quando l'Italia veniva indicata come uno degli anelli deboli d'Europa, costantemente sotto osservazione quanto a fiammate dello spread e a bassa crescita, la cura Meloni convince anche all'estero.